Esattamente, allora, lui fa parte della famiglia dei Solanacei, il suo nome latino, un po' barbaro così, mm-hmm. per chi non è abituato ai nomi di botanica, è Capsicum Minimum, no? E effettivamente, se per fare evidente la sua parentela con il peperone, che è il Capsicum Anum, oppure con le nostre seggitelle, pochi sanno che questo peperoncino è un cugino di primo grado del pomodoro, della melanzana, anche importata dagli arabi, dai Saraceni, e anche della nostra patata, perché la patata è una solanacea, di cui mangiamo soltanto i tuberi. Allora, che cosa contiene questo peperoncino? Questo peperoncino contiene soprattutto delle vitamine, vitamine C, vitamine B2 e vitamine E. Poi contiene tanti pigmenti, allora c'è la capsaubino, la capsantina, la zeaxantina, la luteina, tutte cose estremamente complicate, che fanno però, bene a te. Però quelle sono molto utili per prendere la tintarella d'estate. Ah, ecco, non ecco. La carota? Vedi? Sì, perché però fanno parte dei carotinoidi, come pigmenti naturali. Ma insomma, anche io che sono un po' di razzista, io preferisco mangiare molto più tanto, molto la nostra produttrice, Elisabetta, di mangiare fino a 15 peperoncini. Sì, il mio padre effettivamente conserva la sottacchietta e lui se lo prende come mangiamo le olive. Quindi, insomma, lei sembra un gerar moltissimo, ma intanto, allora, soprattutto anche a Sebastiano, sì, mi scusi, la interrompo, sapere se il peperoncino è anche afrodisiaco. Il peperoncino non è afrodisiaco? No, non è che non si sa, diciamo che bisogna non bilanciare eccessivamente sulle sue proprietà. Sì, non basate tutto su quello. Ha anche altre proprietà molto interessanti. Ma è un rapporto psicologico che può essere importante. No, è un vasodilatatore e poi ovviamente fa molto bene al cuore, è un vasodilatatore e soprattutto facilita la circolazione periferica. Però noi sappiamo che l'inappetenza sessuale viene molto di più dalla svogliatezza della routine, dei molti più stress effettivamente della vita moderna, quindi il peperoncino lui ha altre proprietà favolose a livello salute, per esempio un disinfettante urinario favoloso, con tutte le vitamine che contiene ovviamente è un apporto essenziale, però è anche un revulsivo, ha un effetto revulsivo, la capsaicina, che è l'alcaloide che contiene, ha un effetto revulsivo. Sono tutti termini che conoscete tutti, immagino. In due parole lei ci deve insegnare. Reumatismi e gieloni con delle pomate al peperoncino vanno molto meglio. Voi a Diamante come state? Quindi so che è una cosa importante. Sì. La harissa. Esattamente. Quindi, che cos'è? Nel nome della nostra grande fratellanza meridionale, quindi allora do alle nostre casalinghe che ci ascoltano la ricetta di questo condimento del Medio Oriente senza il quale non c'è un vero couscous reale. Quindi allora, due parti di peperoncino fresco, una parte d'aglio sbucciato, una mezza parte di zenzero pestato al mortaio. Quando ottenete una sostanza pastosa e omogenea, ricoprite, mettete in piccoli barattoli di vetro, ricoprite di un mezzo dito d'olio di olivo e fate macerare. Grazie. Un applauso. Grazie. Quante telefonate abbiamo avuto? Due. Tanto due, vediamo il peso di questa ciambella di Narni. È un chilo. Due chili. Due chili, sì. Due chili 800. No, due, vedi, due chili 900. Vedi, ovviamente vince la signora Angela. Sì, perché avevo letto un altro peso. Volevo ringraziare e salutare i nostri scalpellini, questi artisti che ho trascurato, così come anche le specialità gastronomiche di Narni. Ma come scusate io per il tempo, io vi ringrazio moltissimo. Tutti verremo a Narni e a Diamante la parola d'ordine sarà tutti a tavola. Sicuramente, okay? Grazie a Narni, grazie a Diamante, alla Federazione Italiana Cuochi.